Bentornati. Buongiorno. E oggi siamo a Urbino. Non lo vedete mai, perché tanto comunque sia siamo in un angolo messo in punizione per essere sicuri di non inquadrare nessuno. Adesso si affaccia una della finestra qua dietro. Buongiorno. Altrimenti mi tocca tappezzare sul video come ho fatto su quello, esatto, Sofano, e non è stato molto divertente. No, se era posso bellissimo. Dire. Passa gente. Stupendo. Quindi di chi parliamo oggi? Se avete visto il video su Fan, avrete avuto anche un piccolo indizio. Vi ricordate? C'era un artista che dicevamo che ci piace tanto. Chi è? Il Barocci, l'ipocondriaco, il depresso, il maniaco del controllo. E il paranoico. È inquietante sta posa. Barocci nasce ad Urbino tra il 1528 e il 1535. L'anagrafe faceva un baffo. E ringrazia che sei segnato. Morirà nel 1612. Ci ha avuto anche una bella vita, dai. Sì, dai, discreta per l'epoca, non era male. Un personaggio che la famiglia è originaria della Lombardia? Esatto, perché il bisnonno era milanese, si chiamava Ambrogio. No, non è un nome milanese, Ambrogio! Mi ricorda la pubblicità di una nota marca di dolci. Il vecchio, perché c'è anche Ambrogio il giovane, Barocci sempre. Giusto, Junior e Old. Ambrogio il vecchio era uno scultore, tanto è vero che venne qui a Urbino per lavorare al palazzo ducale. Questa corte che era fiorente. Allora, il punto cruciale è questo. Ad un certo punto lui diventa il pittore di corte, l'ultimo pittore di corte, io chiamo il crepuscolo d'Urbino. Praticamente l'ultimo duca d'Urbino, Francesco Maria della Rovere Montefeltro, e Barocci è stato l'ultimo pittore d'Urbino. Quindi lui nasce dopo la fine del Rinascimento, poverino, dopo il Sanzio, dopo tutti i grandi pittori del Rinascimento, quindi si può dire che è stato anche un po' sfigatino nell'insieme, perché la storia dell'arte l'ha un po' bistrattato sto Baroccino, E che cosa succede? Normale, il duca lo manda a Roma per finire la sua formazione, perché in modo tale che si potesse vantare con i romani, il papa, guarda chi c'ho io, questo è un pezzo da 100, sostituisce il Raffaello Sanzio, che nel frattempo Raffaello era morto, esatto, era caputtato, era deceduto, e allora si ritrova, va a Roma. Stava lavorando in un affresco quando ha cominciato ad avere dei problemi di salute. Io sapevo che erano problemi di stomaco, in realtà pare fossero stati più problemi di intestino. Comunque, ecco, sempre con la gestione c'entra. E i dottori cosa gli hanno detto sto povero Barocci? Guarda, potrebbe essere un avvelenamento. Non gliel'avessero mai detto. Poteva essere anche semplicemente che avevano qualcosa andata male, eh. E non è che si è limitato a dire, ok, sono stato avvelenato a Roma, torno a Urbino, e infatti resterà ad Urbino quasi tutta la sua vita. Se va a Roma aveva per pochi giorni, cose molto sporadiche. Sì, secondo me c'era la Duca che lo aspettava fuori dalla porta con la no, c'erano le baionette con la spada del tipo, se non ti muovi. La spada c'era sicuramente. Ti faccio venire io il mal di stomaco. Definitivo. Azzampate, ci vai a Roma. Comunque, questo povero Barocci si è ritrovato che era convinto di essere avvelenato, ma non è che ha detto, ok, ormai sono a Urbino, è passato un po' di tempo, ricordiamoci comunque lui disse abbastanza, no? No, lui per tutto il tempo, per 49 anni, 49, ha pensato, ecco, c'ho ancora il veleno che mi hanno dato quella volta a Roma perché sto ancora male. No, allora fegato! Se ci sei, batti un colpo, perché mi sa tanto che non ce l'aveva, perché non è possibile sta cosa. Alla fine, ragionando e ridendo, forse ci siamo arrivati anche al motivo per cui ci aveva questa ipocondria. Sì. Ma immaginatevi, tu arrivi a Roma, povero urbinante, tu arrivi da Urbino, anche se era un centro culturale di rinomanza, Roma è Roma, e ti vai a scontrare con... è ancora vivo, anche se è avanzato stato di età, Michelangelo Buonarroti, e il tuo compaesano morto, deceduto da poco, che ancora tutti decantano, Raffaello Sanzio. A te l'ulcera non ti verrebbe? In più tutti quegli altri che come lui volevano entrare a far parte della corte papale, che sgomitavano uno con l'altro. E dopodiché lui torna ad Urbino, qui rimane tutta la sua vita. Ma dopo questo che fa? Cioè sta Urbino così a fare... No, ma ti pare. Allora, intanto è un bravissimo pittore. Poi comunque ha portato anche delle innovazioni notevoli che vanno ricordate. Dici? Sì. Era un grandissimo disegnatore.
disegni, modellini e poi faceva il dipinto. Era preciso, e infatti i suoi dipinti sono bellissimi. Sì, era di preciso, infatti c'è la scuola baroccesca che si chiama scuola, ma secondo me di fatto di scuola aveva poco, perché voglio dire, se uno dei suoi allievi si azzardava ad avvicinarsi a uno dei suoi dipinti, gli troncava le mani. Quindi... Però come erano i suoi disegni? Stupendi. Ma perché? Perché usava il colore anche lì. Allora, sì. Già Correggio aveva... Correggio è un altro pittore. Aveva l'uso di fare questi bozzetti, questi disegni preparatori e di colorarli con i gessetti. Lui prende questa cosa del Correggio, lui fa i disegni e li colora con i pastelli. Fino a quel momento sono disegni riparatori, ma in inchiostro e bianca. Riuscite a capire perché io dico che c'è un motivo, povero Cristo, se diceva che era stato avvelenato e matto del tutto non era. Che cos'è sta bianca? Carbonato basico di piombo. Capito, piombo. Quanto poteva far bene. Piombo. E infatti in commercio non si trova più, perché? Perché è cancerogeno, ragazzi. Capito, piombo. Dopo diceva, sono stato avvelenato. Sì, da te stesso, perché da solo l'hai fatto. Quindi non era poi così matto, soltanto che questa cosa non si sapeva e quindi dava la colpa a terzi. In realtà faceva tutto da sé. Piombo. Poi se la spalmavano anche come trucco, hai capito? Sì, questo semplicemente nel 6 e nel 700, no? Anche gli uomini si mettevano questa bella biacca. Sì. Bella pelle bianca. Andiamo all'altro mondo prima. Moda quindi. E arte, ricordatevi, stanno sempre l'arte. Vicine. Quindi ci siamo, allora, perché era ipocondrico lo abbiamo detto, maniaco del controllo l'abbiamo detto. Innovatore lo stiamo dicendo. Innovatore lo sa. Oh, un lato positivo, innovatore. Scherzi. Guarda che anche il fatto di volere il controllo l'ha portato ad essere un po' pignolo, certo, però comunque a cercare la bellezza, l'accuratezza, quindi cioè, ha sfruttato bene questo lato del suo carattere. Va bene. Probabilmente stargli vicino non era molto facile, però che ce ne frega, noi vediamo le opere. Vi riconoscete il Barocci perché ha tanto fard. Qui le sue madonnine, cioè, sono ricche di fard. Anche, che so, le varie committenti così, sì. Erano un po' le influencer dell'epoca, se ci esatto. Pensiamo. E insomma c'è queste gote rosse. E infatti è interessante perché il Barocci, abbiamo detto, di salute era cagionevole, però rappresentava nelle sue opere il suo mondo, che era un mondo quasi idilliaco, no? Pieno di salute, queste gote rosse, questa dolcezza. Quindi questa è una cosa molto bella, sì. Ci pensiamo. A parte il San Francesco. Bellissimo, mamma, che depressione che te viene. Allora scusa, cosa avrebbe dovuto rappresentare San Francesco con un fiasco di vino che fa festa? Cosa differenzia la scuola veneta da quella fiorentina? Perché il Barocci le fonde tutte e due alla perfezione. La scuola veneta ama il colore, quindi non fa un disegno particolareggiato, definito, ma colori a go-go. Basta vedere Tiziano. Specialmente alla fine, che sì, è quasi impressionista, esatto. Tiziano, alla fine della sua vita. Cioè. Esatto, sì, quasi. La scuola fiorentina invece basava i suoi dipinti sul disegno, quindi pensate sulla preparazione. Pensate a Botticelli. Ecco, il Barocci le fondeva, riusciva a prendere il meglio da entrambe le scuole. Esatto. Sia il colore che il disegno. E tramite questo poi è stato l'autore di una grandissima invenzione che la Sara adora. La morsura multipla, nell'incisione. Allora, noi dobbiamo pensare a un mondo in cui non c'era internet, non c'era la televisione, non c'erano tutti i mass media che ci sono adesso. E le arti comunque si diffondevano, no? Bisognava far conoscere i modelli. Come si faceva? Uno dei modi era la stampa, quindi esatto. L'incisione. All'epoca del Barocci c'erano principalmente due metodi. Quello diretto, che era il bulino, quindi la punta che andava a incidere la lastra di rame, che dopo andava inchiostrata e stampava. Oppure l'acquaforte è l'acido nitrico. Quindi ancora un po' di avvelenamento, vai! Io per la sua generazione ho avuto una vita lunga. Più di 60 anni, se ci penso. Quindi l'acquaforte cos'era? Tu prendevi la lastra di rame, ci mettevi la vernice, una vernice cerosa, poi con una punta andavi a disegnarci sopra e poi lasciavi fare il lavoro sporco all'acido. Questa è la parte che preferisco, cioè faceva la strega Samantha. Avete mai visto Vita da strega? Perché lui riusciva a creare il colore dove non c'era. Brava, perché comunque anche se l'incisione è bianco e nero,
Già le opere di Barocci vengono tradotte in incisione intorno al 1575, se non ricordo male, però lo fa fare Renizio Aterzi, però non gli piace il risultato, non lo soddisfa. Allora, Maniaco del controllo. della serie chi fa per sé fa per tre, lui dice: ma se io invece voglio dare più spessore, che so, al primo piano rispetto allo sfondo, cosa faccio? Passo la vernice nei punti che devono restare più chiari, pucciava E la vernice ripucciava. e ripucciava finché non otteneva questa lana, capace di dare un po' quell'effetto, una volta stampato, di prospettiva aerea, possiamo definirla così, tanto amata da Leonardo in pittura. Lui la riproduceva appunto nella stampa. Ma te faceva il 3D. Chiari scuri permettevano di avere lo sfondo, come se lo spettatore potesse entrare all'interno di quell'opera. Capito? A livelli. In Esattamente. sintesi, è questo che ha fatto lui. È il primo che ci ha pensato. Quindi l'ha inventato lui sull'incisivo. Gli altri si sono attaccati. Padre di Barocci, mi pare Ambrogio il Giovane. Per non sbagliarsi col vecchio. Esatto, tipo Bruegel, no? Io quanto ci Allora, sono quelli, dico. Ambrogio il Giovane, chi era il padre di Federico Barocci? Era un orologiaio e lavorava con le gemme, lavorava anche con le pietre. E qui si E capisce. questo mi ricorda tantissimo anche un certo Albrecht Dürer, che era un incisore anche lui, anche bravissimo, e la sua famiglia era una famiglia di orafi. Quindi Ecco. vediamo, capiamo come il modello, l'imprinting, ecco, possa E essere soprattutto si importante. capisce anche la perfezione che metteva nei dettagli, nei particolari, perché se tu nasci da una famiglia di orafi, che hanno anche a che fare con le gemme, tu non puoi sbagliare se intagli una gemma, perché indietro non si torna. Che poi c'era anche lo zio Sì. che era un architetto e Barocci andò a studiare da lui Sì, da giovane. esatto. Quindi capiamo insomma che preparazione avesse. Lui praticamente ha mangiato pane e Tutta la vita. arte. Che gli storici dell'arte erroneamente hanno chiamato questo periodo manierismo, secondo me, erroneamente perché alla maniera di. Quindi chi era prima era l'inventore, era il genio, chi veniva dopo copiava. E questa è la visuale che hanno avuto di Barocci, di Annibale Carracci E e di. anche, e non solo lui, perché c'hanno anche gli altri Carracci. Adesso vengono un po' riscoperti, quindi gli si dà un po' di spazio nel libro di storia, una paginina per il Barocci, due paginine, ma neanche per la famiglia Carracci. Come mai? Ma, cioè, non è che quando erano nel manierismo dicevano sono nel manierismo, no? Uno una mattina si è svegliato e ha detto questo è il manierismo. Eh sì, il periodo storico è stato suddiviso dagli storici. Ed storici e storici dell'arte. Che Il hanno influito manierismo tanto. nasce, Con possiamo dire, eh Gilbert sì, con un cambiamento storico, Rome. culturale, Ovviamente. quindi un cambiamento culturale tale che delimita un anche cambiamento stilistico anche nella pittura. Il manierismo è il periodo in cui hanno messo le mutande al giudizio universale di Michelangelo Michelangelo, Buonarroti, capito? All'imbranchi. povero Daniele della Volterra, che venne chiamato il braghettone. Venne ricordato alla fine soltanto per avere messo le mutande ai nudi del giudizio universale O di facevano così Michelangelo. o lo buttavano giù quell'affresco. Che Avete volemmo capito fa? qual è praticamente il Il cambiamento culturale? manierismo è anche un tipo di stile Sì. molto personale, perché è uno stile che presenta delle varie eccentricità, come Sì. queste proporzioni completamente sfalsate. Ci sono dei dipinti manieristi in cui ci sono queste donne, questi uomini, con queste braccia lunghissime, tipo orangotango, no? Perché comunque arriva le mani quasi fino alle ginocchia, un altro po'. Però se avete una cosa così, è manierismo. Hai Quindi, capito? le proporzioni un po' sfalzate, anche la prospettiva che non è più quella fissa, rigida, precisa, come D'Alberti per Esatto. intenderci, ma è un po' più Ah, è particolare. la maniera. Esatto. E Barocci perché è importante? Lui non fa cose particolarmente eccentriche, però si colloca come stile a metà fra manierismo e barocco. Barocci, barocco. Quindi Barocci non è che fosse barocco.
Era il precursore del barocco. Però Barocci verrà ricordato molto nel Settecento. Cosa abbiamo scoperto oggi? Che a Urbino c'era un pittore ipocondriaco, maniaco del controllo, che dava del filo da torcere anche ai suoi committenti, che praticamente lo dovevano supplicare in ginocchio, prostrarsi per avere un suo dipinto, e quanto gli faceva non si sapeva quello che usciva, perché se io chiedo 40 per 50, lui te faceva 30 per 40. Capito quel tipo? Però era talmente bravo che a Senigallia c'è la Sì, chiesa della Croce che fu esatto. costruita intorno in onore di un suo dipinto. In arte funziona così: il committente ti chiama e tu adatti la tua opera all'ambiente. Qui invece proprio hanno fatto l'opposto. Alla sua morte, il duca d'Urbino, Francesco Maria, disse che Barocci era morto. Io faccio il cenno 2 perché ha scritto due righe. Due righe! Miracolo. Che è stato un miracolo per la moglie, ne ha scritto una. Cosa ha scritto? Francesco Maria è morta. Cioè, praticamente gli era morto il fratello, un amico, un pezzo di cuore. Due righe ha scritto, la moglie mezza riga. No, neanche una, mezza. L'amava con tutto il cuore. Avevo censurato la parte sta rottura di. Urbino è bellissima, quindi Galleria delle Marche per vedere il Barocci. Poi si trova anche a Senigallia, però quella chiesetta non è sempre Della aperta. Croce. Sì. E poi ho scoperto anche che ce n'è una della scuola baraccesca a Pergola. Io mi ricordo che quella volta, mi ricordo Silvia testimone, dissi al prete: questo è un Barocci, se non è un Barocci, è una scuola baraccesca. Anni dopo arriva la conferma che il dipinto è stato valutato come scuola baraccesca. Quelli baroccio si trovano anche in altre parti d'Italia. E con questo vi lasciamo un bacione, speriamo che siate stati bene in nostra compagnia e alla prossima!